Ciao amici di Menwow, benvenuti! Oggi procederemo all'unboxing di quello che ritenevo, o ritengo ancora, essere il miglior smartphone anche per gli YouTubers. Eccoci qui. Mi è appena arrivato il pacco, come vedete riconoscete facilmente da dove? Da Amazon. Apriamo il nostro apripacco, anche se ultimamente, e qua devo insomma protestare con Amazon. Allora si tira semplicemente la linguetta ed esce il nostro smartphone. Ok, che però devo dire il cartone è privo di carta plastificata bollata o ancora di cartoncini per garantire che il prodotto non venga sballottolato da una parte all'altra durante il trasporto. Ecco il nostro bellissimo telefonino, forse avete individuato, intuito qual è, perché c'è la presenza di un pennino che però noto essere di un colore e qui la prima perplessità, diverso da quello in cui l'avevo ordinato. Avevo ordinato infatti il telefonino in blu col pennino giallo, mi è arrivato, chiediamo conferma, in lavender purple, quindi mi è arrivato in una colorazione ovviamente diversa, e valuteremo se ovviamente provvedere ad aprire il pacco o meno. Come vedete, tutto bello sigillato, etichetta. Ma vabbè, dai, non apro il pacco perché creerei un danno ad Amazon. Aprendolo non sarebbe più considerato nuovo. Mi riservo sulla decisione su ciò che c'è da fare, cioè se tenermi il prodotto o ancora cambiarlo con un altro colore. Perché in effetti il colore purple, lavender purple, è un bel colore. È un bel colore e mi ricorda un po' la colorazione della Lamborghini in viola, bellissima. Bene, parliamo un po' di questo telefono e il confronto è d'obbligo con quello che è il Samsung Galaxy S10 Plus o S10 normale di nuovissima uscita. Non possiamo che fare un confronto. Purtroppo mi lascia di nuovo perplesso perché, viste le caratteristiche del Samsung Galaxy S10 Plus, rimango un po' sconcertato e basita, visto il miglioramento, l'improvement notevolissimo che c'è stato col Samsung Galaxy S10, soprattutto per quanto concerne il reparto che a me più interessa, cioè il reparto fotografico. Che dire? Allora, partiamo dall'inizio. Per quanto riguarda il prodotto in sé, il Samsung Galaxy S10 Plus presenta la stessa grandezza dello schermo, 6,4 pollici, però in una senza cornice, quindi in un rapporto di 16 noni, di una ratio tra le cornici e la grandezza molto ridotto, molto più piccolo rispetto al Galaxy Note 9. Ed è 25 addirittura grammi più leggero. Ha 8 RAM di memoria contro le 6 del Note 9. Questo può essere utile nel momento in cui si collega e si utilizza DeX, quindi si attacca il nostro, utilizziamo il nostro smartphone con uno schermo esterno e lo utilizziamo come un computer. Penso che 2 RAM in più possano essere utili. Ha un reparto fotografico, dicevamo, che è la vera innovazione, perché ha tre telecamere frontali nella parte della telecamera, cioè posteriore, caratterizzate da un wide angle, quindi un ultra grandangolare, e un grandangolare e una telecamera ultra angolare, quindi per scatti ancora migliori che possano racchiudere più oggetti, più soggetti durante la fotografia, avendo un angolo di inquadratura maggiore, più bello. Ma la verità è che quello che mi fa propendere per l'acquisto e lo switch di un S10 è la telecamera frontale, adatta per chi come me è un grande YouTuber, quindi scherzo amici, e quindi ovviamente vogliamo avere il meglio dalla telecamera frontale, e c'è la vera innovazione perché si passa da 8 megapixel a 10 megapixel con tecnologia dual pixel, che quindi garantisce scatti ancora migliori rispetto a quelli
della telecamera montata sul Note 9. Che altro dire? Ha anche un'altra caratteristica fondamentale che migliora il tutto ed è quella del video in super stabilizzati. Un'altra funzione che ripeto, che ritengo assolutamente necessaria. Quindi abbiamo una migliore fotocamera frontale che registra inoltre video anche in 4K nella quella frontale. Quindi, insomma, davvero un grande miglioramento, in termini di innovazione tecnologica, che insomma fanno superare il Note 9. Ripeto, il Note 9 poi io l'avevo scelto anche perché se confrontate quello che è il sito di XOMark, il sito punto di riferimento che stabilisce quella che è la qualità fotografica degli smartphone. È un sito fantastico dove senza ombra di dubbio si seguono tutte quelle attività, tutte quelle sperimentazioni per testare le fotocamere degli smartphone. Il Note 9 fino a poco prima dell'uscita ovviamente dell'S10 era considerato al primo posto in assoluto per quanto riguarda il giusto compromesso tra telecamera posteriore e telecamera frontale, quindi per i selfie, per i video. Ovviamente nella telecamera frontale. Addirittura, sebbene il Note 9 è superato di pochissimo dal P20 Pro e dal P30 Pro nelle fotocamere della telecamera anteriore, vince alla grande per quanto riguarda gli scatti e video della telecamera invece posteriore, fatti con la telecamera posteriore, che è quello che appunto interessa a me. Attualmente, invece, questo sito ha incoronato il re della fotografia per quanto concerne la fotografia sugli smartphone, ha consacrato il top in assoluto lo smartphone S10 Plus ROG 5, che è quella versione un po' più potente rispetto a quella del Samsung S10 Plus normale, che ovviamente lì ha un pelino inferiore a quest'ultimo, però svetta davanti a tutti gli altri smartphone. Ovviamente questo per chi come me è fissato con l'avere il meglio che si possa desiderare in termini di qualità fotografica e video su un telefonino. Ma perché investire così tanti soldi, mi domanderete, su di un telefonino e quando ora e mai come adesso c'è questa moda di produrre anche Samsung stessa come l'M20 telefonini fantastici che costano 250 euro circa, che hanno, non lo so, l'M20 ultimo di Samsung, addirittura 5000 mAh di batteria. Sì, ok, è vero, una bella domanda, però se si vuole avere con sé il meglio della fotografia, purtroppo bisogna andare ai cosiddetti flagship, a telefoni che comunque hanno una media di costi che è intorno ai 1000 euro, come in questo caso, sia l'S10 Plus che il Note, prezzo di listino del Note sappiamo era 1030 euro. Io l'ho acquistato anche perché ora magari l'unico elemento che può spingere ad acquistare, a farvi protendere per acquistare un S9 è magari il prezzo che si trova sotto i 600 euro da 1000, mentre l'S10 comunque mantiene un prezzo che non è inferiore, l'S10 Plus non è inferiore agli 800-900 euro. Quindi dicevamo, perché spendere tanti soldi per un telefonino? Bene, il telefonino è diventato qualcosa di assolutamente indispensabile. Io sono rimasto un solo giorno senza il telefonino e mi sono sentito perso, mi sono sentito quasi disperato perché, ripeto, tutta la nostra vita ormai è vissuta anche attraverso i nostri smartphone. Sembra assurdo che ci hanno ridotto a questa schiavitù, ma ormai siamo schiavi dei nostri smartphone e quindi, dato che i vantaggi, le utilità sono immensi che danno, io propenderei assolutamente a investire nel meglio che ci sia in termini di smartphone. Lo ritengo l'accessorio numero uno per ogni essere umano attualmente. Magari susciterò qualche perplessità in voi, però lo ritengo assolutamente così. Bene, quindi vedremo di effettuare un unboxing più accurato successivamente, perché sinceramente non me la sento di tagliare
questo sigillo, giusto per rispetto nei confronti di Amazon. Magari compro esattamente uno Switch e ditemi un po' che ne pensate, amici. Un abbraccio, spero che questi consigli vi possano essere stati utili. Memento, audere semper, e a presto, amici di Menwow. Ciao!